Eccoci qua, quest'Empoli ha fatto un bello sgambetto all'Inter, a questa grossa squadra appunto che si aspettava tanto qui a Firenze. Nessuno se l'aspettava che l'Empoli vincesse questa partita, invece ha dimostrato di essere una squadra ben quadrata, con una buona difesa, un ottimo centrocampo e delle punte veramente molto veloci. Ha meritato questa vittoria, bisogna dirlo sinceramente, anche se l'Inter nel primo tempo ha premuto molto di più dell'Empoli, è andata vicino al gol, ha colpito un palo ed una traversa, però il gol l'ha fatto l'Empoli ed è stato veramente un bellissimo gol. Ecco, vediamo subito le immagini con queste azioni subito dell'Inter. Ecco, qui vediamo una punizione di Fanna, poi c'è una deviazione che va di poco fuori, poi c'è il palo colpito da Tardelli sempre su punizione. Ecco, lo vedremo ora, ecco il tiro di Tardelli, ecco Tardelli, ed ecco il colpo sul palo. Ancora l'Inter in attacco e va vicino al gol, ora lo vedremo fra un po' con Fanna. C'è, ecco Fanna, ed ecco il tiro che va di poco fuori. Viene invece il gol dell'Empoli, guardate il gol dell'Empoli. Questo è Zennaro che passerà a Osio. Ecco Osio ed ecco il bellissimo gol. Salvadori, Zennaro, Osio, un bellissimo gol ed è l'1-0 per l'Empoli. Qui è ancora l'Inter in attacco ed ora vedremo Passarella colpire la traversa. Ecco Passarella ed ecco la traversa dell'Inter. È stato molto bravo il portiere dell'Empoli, Drago. Ecco, qui vedremo ora una sua parata. Ecco, guardate, una sua parata, ma ne ha fatte tante, bellissime. Nel secondo tempo praticamente si aspettava una reazione maggiore da parte dell'Inter, che non c'è stata, ed è stato invece l'Empoli. Ecco, qui vediamo l'Empoli in attacco, che per poco non va in gol. Ed è stato appunto l'Empoli, anche qui con Zennaro, a fornire maggiori pericoli per la porta interista. E ancora l'Empoli. Lo vedremo con Calonaci, ecco il tiro e la bella parata di Zenga. In ultimo questa azione di Matteoli per l'Inter, che però Drago riesce a neutralizzare. Quindi 1-0 per l'Empoli, una bella partita e una bella vittoria dell'Empoli. A te Valenti.